passaggio segreto collegava la chiesa anglicana a quella che era la casa patrizia della famiglia Ingham Whittaker. Nel 1874 nasce il Grande Hotel delle Palme. Viene affidato al cavaliere Ragusa, che lo rileva dalla famiglia Whittaker. Nel 1907 vengono affidati i lavori all'ingegnere Basile, che renderà questa struttura una delle massime espressioni del Liberty palermitano, come testimonia la Hall, una delle più belle d'Europa, e come testimonia anche la bellissima fontana che troviamo all'interno. Una bellezza che si intreccia con le tante storie che si snodano proprio attraverso le stanze di questo bellissimo hotel, un hotel che è un pezzo di storia di Palermo. Tra le stanze e i saloni del Grand Hotel delle Palme passarono personaggi illustri, Richard Wagner, il generale Poletti, ma anche lo scrittore Roussel, lo scrittore francese che qui si suicidò, Maria Callas, La Fracci, Primo Carnera, Bart Lancaster, Visconti, durante le riprese del suo Gattopardo. Tanti furono i personaggi che passarono da qui, anche Renoir, anche personaggi particolari come Giuseppe Di Stefano, il barone di Castelvetrano, che ebbe una storia un po' particolare che adesso vi racconteremo. Chi era Giuseppe Di Stefano? Certamente uno di quelle leggende metropolitane che si intrecciano qui, nella Palermo barocca, nella Palermo misteriosa, ma anche un personaggio realmente esistito, un barone che negli anni 40 venne recluso qui, quello che fu un suo confino, il confino a cui lo destinò la mafia. Un ragazzetto, un furfante, che si era intrufolato nel suo feudo per rubare delle mandorle. Per questo Giuseppe Di Stefano decise di ucciderlo, ma quel ragazzetto era collegato alle cosche malavitose delle campagne di Castelvetrano e non gli perdonarono assolutamente questo omicidio. Una morte dolorosa o violenta, o il confino voluto o non voluto in quella che era comunque una prigione dorata, cioè l'Hotel delle Palme, in cui negli anni 40 decise di venire qui, segregato, ma in realtà la storia non era tutta questa. Su come sia andata realmente la storia ci sono tante versioni. Certo che Toti Librizzi, lo storico barman del Grand Hotel delle Palme, che ha raccontato i vari personaggi a cui ha servito cocktail, con cui ha parlato, ha detto che del barone imprigionato, questo è il nome della misteriosa figura di Giuseppe Di Stefano, in realtà non era un recluso, perché spesso andava dalla sua amante a Napoli, oppure si aggirava all'interno non soltanto delle stanze del Grand Hotel, ma nel suo circostante, e siccome era anche un melomane, andava spesso a teatro e qui invitò personaggi illustri e talvolta anche quelli poco raccomandabili, personaggi forse legati alla mafia. Si sa certamente che per lui venne fatta un'eccezione, la sua bara all'età di 91 anni quando morì venne portata proprio fuori dall'ingresso principale del Grand Hotel, ma riguardo la sua morte c'è anche un altro piccolo particolare. E fu categorico, diede disposizioni anche per la sua morte. Disse al suo servo fedele di mettergli una maschera di cuoio mentre si trovava all'interno della sua bara, perché non voleva dare assolutamente questo privilegio ai suoi nemici. E di un personaggio così misterioso e affascinante naturalmente se ne parlò. Anche Rosi lo ricordò, ed era Vittorio Gassman che interpretò il ruolo di questo barone imprigionato all'interno di Dimenticare Palermo. Si è scritta anche la storia di Sicilia. Nel 1882 Francesco Crispi in questo hotel tenne delle lezioni di politica, ma altrettanto famosa è la cena servita a Vittorio Emanuele Orlando di ben 12 portate. Viaggi e viaggiatori, quanti ne sono passati attraverso le stanze di questo splendido hotel, uno dei monumenti più belli d'Europa, e attraverso queste stanze si sono intrecciate mille storie, mille misteri, alcuni a volte un po' troppo colorati. Goethe rimase affascinato da quelli che erano i templi di Agrigento e Wagner invece rimase affascinato dalla bellezza della cattedrale e dai mosaici di Monreale. Qui c'è soltanto la primavera e l'estate. Il soltanto di Wagner, che rimase affascinato da Palermo, arrivò il 5 novembre del 1881 e in realtà non se ne volle mai andare. Qui, il 13 gennaio del 1882,
completò il Parsifal, la sua ultima opera. Venne conteso e coccolato dalle più importanti famiglie dell'aristocrazia palermitana, i Tasca, i Lanza, i Ganci, i Mazzarino, e qui trovò il suo universo, quell'universo un po' particolare, e insieme al maestro Roberto Pagano infatti sveleremo dei lati di Wagner che sono sconosciuti, misteriosi e affascinanti. A differenza di Goethe, Wagner non rimane estasiato dai templi, ma di una Palermo incredibile per il temperamento dei suoi siciliani, per il tempo magnifico che lo affascina. Di questo bellissimo viaggio attraverso la nostra terra, noi abbiamo un saggio stupendo, superlativo, scritto dal maestro Roberto Pagano, il maestro dell'Orchestra Sinfonica Siciliana dal 1970 al 1995, e lo abbiamo qui con noi. E proprio con il maestro parleremo di questo viaggio particolare, di quel Wagner palermitano, perché dei palermitani lui amava la temperanza, il carattere e anche il clima. Ma Palermo era già un amore che trovavamo tra le partiture di Wagner. Sì, una delle prime, Das Liebesverbot, il divieto d'amore, che è tratta da Misura per misura di Shakespeare. Shakespeare l'aveva ambientata in una Vienna assolutamente immaginaria. Wagner ha trovato freddo il carattere viennese rispetto a quello che era la trama piena di passione, e allora ha deciso di trasportare l'azione in una Palermo altrettanto immaginaria, ma contando proprio sul temperamento dei siciliani. Siamo però a un riferimento molto lontano da quello che poi lo fece tornare nel 1881, nel senso che il Wagner del 1881 è un vecchio signore reumatizzato che cerca la salute. Qui a Palermo venne su indicazione del suo famulus Joseph Rubinstein, un pianista straordinariamente colto e devoto a Wagner. Questo Rubinstein venne in avanscoperta e scrisse una lettera formidabile dicendo che Palermo era veramente paradisiaca per quello che cercava il maestro, che consigliava senz'altro di seguirlo. Questo paradiso accolse Wagner con la solita cronaca del giornale Sicilia agli arrivi. E negli arrivi c'era scritto che c'era la famiglia Wagner senza doppia V, e quindi sembra che si debba leggere Wagner. Soltanto che qualcuno si accorse dello strafalcione, allora il giorno dopo già c'era una precisazione dove si diceva che si trattava del celebre compositore Wagner e autore del Colà di Rienzo, del Tannhauser senza diesi, del Lohengrin scritto giusto e di molti altri capolavori. La cosa strana è che già alla fine della vita di Wagner la tetralogia era stata ampiamente eseguita, il Tristano pure, e quindi queste opere capitali addirittura restano assenti dal soggiorno palermitano ufficialmente. Se non sapessimo però che c'era già il Marchese Guccia che andò a trovare Wagner, lo venne a trovare qui all'Hotel de Palme e si vantò di aver ascoltato opera sua a Monaco di Baviera, e facilmente era il Tristano. Poi c'è questo rapporto che si stabilisce con la famiglia Tasca. Wagner resta qua in albergo, continua a lavorare con un ritmo che è molto calendarizzato nei taccuini di diario di Cosima Wagner, e che dice che la mattina si alzavano prestissimo, che poi c'era una colazione, poi c'era la passeggiata, poi c'era una piccola meditazione e riflessione su quello che avevano visto, poi andavano a pranzo, poi c'era un breve riposo, altra passeggiata e al lavoro. La sera, a sentire Cosima Wagner, andavano a letto alle 7, quindi con le galline, diciamo. C'è un'altra testimonianza, che dice che qua, esattamente da dove siamo seduti, allora si vedeva il villino Varvaro. Rachele Varvaro dice che quando il maestro aveva un'ispirazione, andava in trance, la moglie si affrettava a farlo distendere e coprirlo di veli colorati, in modo che si intonassero alla sua ispirazione. Questa descrizione feticistica poi hanno fatto parte di una leggenda, ma una leggenda che poi è stata confermata da un altro ospite illustre dell'Albergo delle Palme, Guy de Maupassant, che è venuto parecchi anni, quando Wagner era già morto,
Fu portato in pellegrinaggio nell'appartamento che era stato abitato da Wagner, dove il cavaliere Ragusa, proprietario dell'albergo delle Palme, gli mostrava la chiffonier, dove aprendo un cassetto si sentiva un forte odore di rosa, perché lui si profumava la biancheria con l'acqua di rosa. Erano passati anni, io non credo che il commendatore Ragusa facesse altro che alimentare ogni tanto con qualche goccia di questa sua curiosità da mostrare agli ospiti illustri. Il cavalier Ragusa, a cui si deve comunque la costruzione, grazie all'ingegnere Basile, poi di quello che fu il Grand Hotel delle Palme, però in realtà non ebbe dei buoni rapporti, buonissimi rapporti con Wagner. A lungo andare, all'inizio furono idilliaci. Però il costo di questa famiglia Wagner, che come dicevo non era limitata all'essenziale familiare, ma che includeva il pittore Giukowski e due persone di servizio, e tutto, erano 10 persone. Il costo di 10 persone in un albergo di lusso era tale da preoccupare persino una persona piuttosto trascurata in materia di denaro come era Wagner. E allora a lungo andare ci furono delle frizioni. E intanto Wagner era venuto a contatto e a conoscenza con questi esponenti dell'aristocrazia locale, segnatamente i Tasca, perché il conte Tasca, saputo che lui nelle sue passeggiate si era avventurato fino a Villa Camastra, l'aveva saputo dai suoi giardinieri, allora compitamente si era presentato all'Hotel de Palme per restituire quello che pensava avesse l'aspetto di una visita, invitando i Wagner e i figli a colazione per il giorno dopo. E andarono a Camastra e si stabilirono i rapporti. A questo punto, quando Wagner cominciò a dirsi insofferente del rapporto e del costo del suo soggiorno, la cosa, cominciarono a pensare a prendere in affitto una villa. E la contessa Tasca generosamente offrì Camastra gratuitamente, ma Cosima Wagner, da donna pratica, capì che la gratuità della gestione di Camastra con servitù e questo e quell'altro sarebbe costata di più della Hotel de Palme. Allora disse che era gratissima, ma che cercavano una sistemazione più modesta. La sistemazione più modesta fu trovata nella villa ai Porrazzi, che era del genero del conte Tasca. E allora a questa villa fu data, incomodato diciamo, ai Wagner. E Wagner, che non era una persona squisita e mondana, cominciò a lamentarsi che c'erano spifferi, che c'era questo, che c'era umidità, che i siciliani non avevano idea, dato che avevano la primavera, non avevano idea di riscaldamento, la riempì di stufe, di stufette, di cose, sempre lamentandosi. E la povera Cosima, che viceversa era nata figlia di una contessa e era stata sposata con un barone, e a un certo punto insomma era molto a disagio su queste cose, perché il bambino Siegfried si ammalò in questa villa per l'umidità. E allora Wagner, proprio quasi, non dico che gli volesse fare causa, ma verso lì eravamo, perché il carattere dell'uomo era quello che era. E così passano i mesi, finalmente poi se ne vanno da Cireale, dove con le cure dell'acqua termale lui pensa di avere un beneficio e il bambino pure riesce a guarire, e in tutto questo si è cementato il rapporto con questa elite palermitana, dove c'è un episodio molto tipico, che è quello dei palermitani che dicevano a Wagner: ma perché lei ci priva della beatitudine di sentire la sua musica? Ma non lasciate stare, così. Perché Wagner era molto personale nel giudizio e nelle antipatie contro la musica italiana. La sua polemica con Verdi a distanza faceva storie. E allora a un certo punto, quando una sera le insistenze furono proprio terribile, lui si persuase a sedersi al pianoforte e, per fare un omaggio ai siciliani, suonò la Sinfonia della Norma di Bellini, che era una delle poche opere italiane che gli piaceva. Di fronte all'omaggio alla Sicilia, i siciliani moltiplicarono le insistenze: ma no, ma lei ci priva del godimento. Ah sì, va bene, si siede e suona una cosa interminabile, dove la gente cadeva dagli sbadigli e cose succedono.
finisce, finalmente si scuotono e gli chiedono, dice, ha visto, ma perché ci teneva privi di questo godimento? Ah, ma allora non avete capito, si risiede a pianoforte e risuona tutto. Questo era Wagner. Grazie al maestro Pagano stiamo riuscendo a tratteggiare un quadro enigmatico, affascinante e contraddittorio di Wagner. Lui compì in questa città quella che è il Parsifal il 13 gennaio del 1882. Ma veramente questa data di compimento se ne conoscono almeno tre, perché ogni occasione era buona per bere champagne. E la data secondo Wagner ufficiale del compimento doveva coincidere con il compleanno di Cosima, che era il 25 dicembre. Poi ce n'è un'altra per il compleanno di Žukovskij, il pittore russo che lo seguiva, e pure dice che ha finito il passo. E per giustificarsi dice c'erano dei piccoli ritocchi da apportare, li ho apportati. Poi ce n'è ancora una terza, ora a memoria non ricordo nemmeno la circostanza che fece bere altro champagne. Realizzò anche il Tempo dei Porrazzi da dedicare al Grafen d'Almerita. Sì, il Tempo dei Porrazzi è una scherzosa utilizzazione della didascalia che si suole mettere Tempo di Walser, Tempo Leologis, Tempo di Porrazzi, perché Porrazzi è la contrada di Palermo, oggi cementificata, e che allora era una ridente contrada dove sorgeva la Villa Gangi che fu offerta ai Wagner, come abbiamo detto prima. Nell'accomiatarsi dai Tasca, Wagner scrisse una melodia ispirata, secondo lui, all'atmosfera che c'era ai Porrazzi e la dedicò alla Contessa d'Almerita, la conservano ancora ai Tasca. Poi ai Porrazzi si svolse una cerimonia musicale di commiato dei Wagner. La serata ebbe luogo perché Wagner era venuto a contatto con la banda musicale di Palermo che suonava alla Villa Giulia. E allora, saputo che c'era Wagner, si erano procurati delle trascrizioni di brani suoi e si vide accolto dalla marcia del Lohengrin, cose di questo genere. E allora lui, con uno spirito di insolita bonomia, fece venire dalla Germania le parti di due pezzi per banda, di due marce per banda che lui aveva scritto, uno per il Kaiser e l'altra per la Huldigung, cioè una marcia di celebrazione, e le diede da eseguire. I pareri sono discordi. I palermitani dicono che lui alla fine dell'esecuzione si abbracciava il maestro Pasculli, il che magari risponde alla soddisfazione di sentire eseguita la sua musica in un'area così remota da. Però l'impatto grave avviene con l'Idillio di Sigfrido. L'Idillio di Sigfrido è una composizione che Wagner ha ricavata dai temi del Sigfrido, della tetralogia, una specie di parafrasi musicale che lui ideò per un nucleo di pochi strumentisti. Questi pochi strumentisti furono da lui istruiti e messi in una specie di portico che c'era nella villa che loro occupavano a Tribschen. E per il compleanno di Cosima, che era per Natale, Cosima fu svegliata al suono di questa musica, che lei conosceva perché era tutta musica che veniva dalle opere che aveva ascoltato. E quindi era una donna nuziale, una cosa che aveva un particolare significato per loro. Il fatto che fosse concepita per un piccolo organico naturalmente facilitava la possibilità di esecuzione. E allora lui pensò di istruire lui stesso questi musicisti palermitani, scelti a uno a uno. Però il risultato per i palermitani fu un trionfo. Il risultato, dice il diario di Cosima, dice ci siamo trovati proprio avviliti dall'avere sciupato questo magnifico ricordo di Tribschen con questa cattiva esecuzione, che fu ripetuta. E poi appunto c'è l'episodio dove il Granduca di Russia, di fronte alle insistenze dei palermitani per sentire ancora questa meraviglia, che per la verità era molto più accessibile al loro gusto di quanto non fossero le opere, e allora il Granduca, indignato, si alzò e abbandonò la sala.
E anche noi abbandoneremo adesso questa bellissima sala per spostarci nella hall del Grand Hotel delle Palme, una delle hall più belle d'Europa, come gran parte di questa struttura. E insieme al maestro andremo a vedere un busto che è proprio dedicato a Wagner e si trova all'ingresso proprio di questo palazzo. Wagner è alle nostre spalle e ci ascolta. Questo è un busto che tra l'altro lei ha inaugurato personalmente. Sì, sono stato invitato appunto a parlare del soggiorno di Wagner perché era un anno particolare in cui il Teatro Massimo stava eseguendo l'esecuzione della tetralogia diretta da Lovro von Matasic e che assistette pure a questa cerimonia di inaugurazione. E questo è un busto, diciamo, commerciale. Ma all'Hotel de Palme sono legati invece due ritratti di Wagner. Dico due come differenziazione perché in effetti il ritratto di Renoir esiste in tre copie autografe fatte da lui poi negli anni successivi su commissione evidentemente di ricchi ammiratori. E invece è molto efficace il profilo tracciato da Yukovsky, che era questo pittore russo che niente meno da 2 anni si era messo alla calcagna di Wagner sperando di poterlo ritrarre. Ora Wagner la pazienza di stare mezz'ora in posa non ce l'aveva. E allora gli diceva sempre domani, 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 e passarono 2 anni. Finalmente a Palermo il miracolo avvenne. E allora finalmente si cedette a Renoir e a Yukovsky contestualmente. Posò per 35 minuti, dopodiché a un certo punto si alzò di scatto e troppo per me. Se ne andò e Renoir rimase piuttosto rammaricato perché sapeva che c'aveva altro da precisare nella sua cosa. Yukovsky invece aveva assolto al suo compito. Un Wagner che continua a sorprenderci. E ora altri tre elementi: una bacchetta, uno spartito e una delle famiglie più illustri di Palermo, i Tasca Dalmerita. Oggi incontreremo il conte Lucio che ci racconterà di questo splendido rapporto con Wagner e anche della sua dimora. Da una parte il fruscio interminabile delle macchine di Viale Regione Siciliana, in alto un palmetto incredibile, 150 palme che ornano quello che è un'oasi al centro della città di Palermo, che è contenuta ancora in quello che rimane della Conca d'Oro. Un paesaggio che raccoglie tante storie, come quella di Wagner che abbiamo già raccontato, perché proprio attraverso questo viale, che ancora però non era alberato, lui trovò l'ispirazione per completare il suo Parsifal. Ed è facile comprendere come il grande maestro trovò qui l'ispirazione, in questa oasi immersa nel centro cittadino, nascosta, appartata. Eppure qui si sviluppano le storie di un pezzo importante di Palermo. Siamo all'interno di Villa Tasca, una villa tra le più belle palermitane, racchiusa in quella che è la Conca d'Oro, mantenuta grazie all'opera minuziosa degli eredi Tasca. E qui abbiamo un ospite d'eccezione, il conte Lucio Tasca, che ci racconterà di quello che è stato anche i rapporti con il compositore, il grande maestro Wagner, ma anche la grandezza di questa famiglia che è un piccolo pezzo di storia di Palermo. Ma intanto vorrei precisare che quando Wagner era qua io non c'ero, certo. Le mie notizie sono quelle riportate dai giornali, piuttosto che dalle cronache, piuttosto che da Roberto Pagano che ha scritto anche di Wagner in Sicilia, a Palermo. Wagner passeggiò attraverso quei viali che ancora non contenevano le 150 palme che comunque piantò suo nonno, però lì trovò l'ispirazione e completò il Parsifal. Regalò anche alla vostra famiglia un bellissimo Il Tempo dei Porrazzi alla Grafen Dalmerita, di cui voi contenete comunque lo spartito. Io intanto vorrei dire che credo che Wagner abbia composto a Palermo una parte del Parsifal appunto dentro il giardino qui a Villa Tasca e non ai Porrazzi, perché pare che si travestisse addirittura da giardiniere per non essere disturbato, così che potesse riflettere e aspettare l'ispirazione, perché Wagner aspettava l'ispirazione prima di scrivere le note dello spartito. E poi compose questo Tempo dei Porrazzi che regalò a questa mia trisavola, contessa Tasca Dalmerita. Thank you.
momenti spartiti che vediamo alle nostre spalle, cioè quello, proprio il tempo dei Porrazzi, datato 20 marzo. Una delle tante eredità incredibili che lei e la sua famiglia avete portato avanti. Sì, abbiamo sempre avuto la passione per la musica e conseguentemente molti artisti sono passati da casa nostra e hanno lasciato un ricordo della loro esperienza a Villa Tasca. Qui vediamo anche altri spartiti, questo è quello originale che tra l'altro è stato firmato dal maestro Wagner, e poi qui abbiamo anche altri spartiti, di chi si tratta? Sì, ce n'è uno di Verdi, un altro di Rossini, uno di Rubinstein che ho conosciuto perché mi ricordo da bambino venne a pranzo qui una sera, e comunque ci sono anche altre foto, per esempio Ramon Binai che è stato un grandissimo tenore, avevamo anche uno della Callas. Questi personaggi sono passati a casa nostra nelle serate importanti dopo il teatro. In questa splendida residenza ci colleghiamo a quello che per cui la vostra famiglia è proprio conosciuta, la produzione di vini. Tra l'altro c'è un episodio proprio legato a lei che è molto divertente e fa sorridere. Il fatto che comunque alle spalle di suo padre portò delle barbatelle da Bordeaux, dalla Francia, e le piantò a quelle che erano le colture classiche e ottenne un meraviglioso Cabernet Sauvignon. Allora, mio padre, essendo un tradizionalista, pensava di lasciare a regalare le cose esattamente così come stavano. Ma io mi sono sempre sentito innovatore, quindi guardavo avanti e mi piacciono esperienze diverse, e così portai da un vivaio italiano però del nord, portai queste barbatelle in estate, sia di Cabernet Sauvignon che di Chardonnay, che di Sauvignon Blanc, che di Pinot Nero, e piantai, diciamo, quasi nascosto a mio padre questo tipo di vitigni. Facendo un passo indietro, quindi cercando di ricostruire quella che è la storia di questa vena vinicola che attraversa la sua famiglia, possiamo dire che proprio qui a Villa Tasca nel 1860 avviene la prima produzione di vino, una produzione tra l'altro che di vini che venivano inseriti anche nei più importanti menù di fin siècle delle aristocrazie, e anche al Grand Hotel Plaza di New York figuravano i vini Camastra. Sì, mio padre, il primo viaggio che fece a New York, proprio al Plaza, incontrò una bottiglia di Camastra, che era l'ultima rimasta. Mio padre andò nel 52, mi pare la prima volta negli Stati Uniti, e la bottiglia era del 1920, quindi erano passati 35 anni con metodi tradizionali, e la bottiglia mi raccontò che non fu un granché. Però effettivamente il fatto che già si vendesse anche negli Stati Uniti il nostro vino era un fatto importante per la Sicilia. Nel 1830, quindi la data fondamentale per la vostra famiglia, Don Lucio e Don Carmelo Mastro Giovanni Tasca entrano in possesso di quello che è il feudo di Regaleali. Sì, è vero. Regaleali era un feudo di 1200 ettari che apparteneva a una famiglia spagnola, quindi un residuo del passaggio di spagnoli in Sicilia, dei signori Alvarez de Toledo, che poi ho conosciuto recentemente. E così credo che gli spagnoli scapparono quasi tutti dalla Sicilia e quindi vendettero questo bellissimo feudo. Adesso le tipologie di vitigni che lei tra l'altro ha sviluppato anche grazie all'aiuto dei suoi due figli, sono circa 40, italiane, francesi, greche e spagnole, però anche con il coinvolgimento di enti di ricerca, università, tra cui l'Università di Milano. Beh, ormai Regaliali, a parte che diventarono una seria realtà siciliana anche molto bella, le sperimentazioni vanno avanti in tutti i sensi, sia in agricoltura che in enologia, e cerchiamo di appoggiarci a due università, quella di Milano, quella di Palermo e quella di Piacenza, quindi abbiamo un rapporto con tre diverse università. Conseguentemente facciamo sperimentazioni, come dicevo, in tutti i campi, con risultati che mano a mano si vanno vedendo, sono risultati che arrivano piano piano, però si vede nella qualità dei vini, si nota questa ricerca continua che facciamo. Una storia sempre ricca di particolari, un andare avanti continuo, un moto perpetuo. E come si è sviluppata l'azienda in questi anni? Dunque, le ricerche che facciamo a Regaliali poi si sono trasportate in altre aziende che mano a mano abbiamo acquistato, con cui abbiamo fatto anche degli accordi. Allora, il primo intervento è stato fatto a Salina, dove abbiamo anche un resort in quasi 6 ettari di vigna per fare la malvasia. Una seconda operazione è stata fatta con la fondazione Whitaker, con cui abbiamo fatto una combinazione per cui prendiamo le uve della Fondazione Whitaker che se le fa in quest'isola di Mozia e facciamo un vino grillo di Mozia che devo dire che ha avuto un successo particolare. Una terza operazione è stata fatta sull'Etna, abbiamo comprato un'azienda sull'Etna che è composta da due appezzamenti diversi dove c'era anche già della vigna vecchia per cui abbiamo già fatto il vino che è già in commercio.
che si chiama Tascante, che è un po' Etna è scritta al contrario, quindi sembra tasca sull'Etna, insomma una cosa abbastanza facile. E poi l'ultima operazione che abbiamo fatto è stata un'operazione con un mio nipote, che c'è un'azienda qui nella DOC di Monreale, dove abbiamo reimpiantato alcuni vigneti, abbiamo tirato fuori dei vini molto belli che già lui aveva sperimentato e abbiamo iniziato la campagna l'anno scorso e devo dire con molta soddisfazione. Ci sono due vini che hanno una storia particolare, ce li sveli? Sì, allora mio padre per un'occasione delle nozze d'oro con sua moglie, con mia madre Franca, inventò questo vino nozze d'oro che ancora adesso continua a produrre, che è fatto con vitigni autoctoni, naturalmente un vino di grande successo che ormai ha una storia perché è stato prodotto nell'84, nell'85 mio padre e mia madre fecero le nozze d'oro. E poi un vino da dessert che si chiama Diamante, appunto in occasione, fatto sempre da mio padre, in occasione delle nozze di diamante tra mio padre e mia madre. Qual è stata forse l'avventura più grande che lei ha dovuto affrontare in questa sua grande vita, che è una grande anche avventura? Questo è complicato. Allora, le tappe importanti della mia vita sono state un sequestro negli anni 50, le Olimpiadi nel 60, il matrimonio nel 62, quattro figli che mi sono molto importanti e poi mandare avanti questa baracca che è abbastanza impegnativa in tempi non sospetti, insomma in tempi difficili. Quindi credo che la mia vita sia stata sempre complicata ma divertente nello stesso tempo. Un profondo amore comunque si muove sempre dalle sue azioni, perché lei ha mantenuto questa oasi incredibile che tra l'altro ha una particolarità, il fatto di essere quasi un museo botanico. Quante specie, quali specie possiamo trovare al suo interno? Ma come vedete c'è di tutto, ma soprattutto la cosa bella è che ci sono degli esemplari pazzeschi, le cicas, insomma grandi così, in Europa non le trova. E anche l'Araucaria, cioè l'Eterofilla, piuttosto che l'Araucaria cochia, anche il Ficus magnoloides che c'è nel Lago dei Cigni è grande come quelli di Piazza Marina e per fortuna in ottime condizioni. E alle nostre spalle è un piccolo pezzo di conca d'oro che lei gelosamente conserva e la ringraziamo perché è un piccolo pezzo di storia palermitana che è grande, pezzo di storia palermitana che lei tutela. Sì, tutto questo costa, voglio dire, perché certamente con i mandarini non si guadagnano i soldi, anzi si perdono. Però naturalmente non si possono estirpare perché è la storia di questa casa che non si può certamente, diciamo, distruggere, anzi va conservata. Alle nostre spalle ti restano i sotto proprio in onore di Wagner. E tra l'altro questo lago fu aggiunto successivamente, verso la fine del 1800, quando il giardino venne dato una disposizione differente. Sì, venne cambiato completamente, allargato, perché prima era un giardino all'italiana, tutto fatto di bosso sagomato. E questo mio trisnonno che si chiamava Lucio cambiò la disposizione del giardino e piantò le piante che sta vedendo in questo momento. Tra l'altro sono tanti particolari che potremmo rintracciare nella sua famiglia, è impossibile raccontarli tutti. Proprio uno dei suoi avi contribuì alla costruzione dell'orto botanico. Sì, l'orto botanico di Palermo, credo che abbia 200 anni, ha festeggiato il 200° anno. In onore suo insomma, venne messa una statua al giardino inglese. Forse però il particolare più interessante è quello che riguarda proprio suo nonno, che fu uno dei primi sindaci di Palermo successivamente al periodo post-bellico. E si racconta che durante uno dei bombardamenti poi lui si mosse attraverso queste macerie e trovò il trionfo della morte, che poi si trova a Palazzo Batellis. Sì, devo dire, riuscì fortunosamente a trovare il trionfo della morte, che era tutto rotto a pezzetti, e che lui fece restaurare e portò a Palazzo Le Aquile. E poi, non mi ricordo quale sindaco di Palermo, ne abbiamo avuto una centinaia da dopo la guerra oggi, lo portò a Palazzo Batellis. Questa è una domanda che già qualcuno le ha fatta, forse esula un po' da quello che è il contesto della nostra intervista, però mi va di chiederlo, proprio con questi Natali illustri e questa storia, visto che le ha fatto così tanto per Palermo, ha mai pensato una candidatura per esempio politica? Ci penso un anno sì, un anno no. Però preferisco fare il mio lavoro che so fare, non quello che non so fare.